Benvenuti cari amici su Underground Sea. Questa volta vi presentiamo un archetipo nel Pauper che basa il suo potenziale da un set di terre particolari che nonostante le loro abilità sono accessibili anche in questo formato, dando la possibilità di generare molto mana sin dal terzo turno, le terre di Urza. Ci sono diversi archetipi che sfruttano tutto il potenziale di queste terre, ma in questa occasione ci concentreremo su una versione un po' più aggressiva del solito, che punta a proporre minacce indigeste sin dai primi turni, abbinando creature grosse a una serie di artefatti in grado di velocizzare la nostra azione. Come sempre partiremo da una lista di esempio, che si è distinta nella Pauper League di MTGO, per poi approfondire tutto il potenziale di questo archetipo, che prova a variare le classiche strategie da late game degli altri Tron deck. Questa volta vi parleremo di Artifact Tron. Il focus del mazzo è piuttosto semplice, giocare il prima possibile una creatura grossa e pericolosa, prima che il nostro avversario possa reagire, magari interagendo al massimo con tutti gli artefatti presenti nella lista. Quindi risulta vitale inserire per questo motivo i Fugger and Marauder in 4x, sia per avere una creatura robusta, sia per garantirci un forte life gain ogni volta che sacrificheremo i nostri sassi. Poi rivestono un ruolo chiave gli Ulamog Crusher, in 3x, da giocare il prima possibile, bloccando gli aggro più aggressivi e sfruttando fin da subito la sua abilità Annientatore 2, che costringerà a sacrificare due permanenti a ogni nostro attacco. In pratica, dal turno 3, potremo presentare una minaccia così grande da rendere impossibile all'avversario risalire la china e ribaltare la partita, a dispetto di altri Tron deck solitamente più lenti. Vengono infine inseriti 4 Multrister, che offrono innumerevoli benefici sia per il card draw, sia per offrire un buon parante volante, da per contrastare mazzi che propongono creature dal cielo in fretta. Visto che il focus del mazzo è quello di inserire diversi artefatti e proporre in fretta creature indigeste, il reparto spell è ridotto all'essenziale, puntando ad avere di main solo l'indispensabile per rendere l'archetipo solido e veloce. Per questo motivo risultano fondamentali gli Ancient Stirrings, qui in 4x. Vista la loro capacità di cercare carte in colore nel nostro grimorio, permettendoci di scovare sassi o Ulamog Crusher in base alle esigenze del momento. Ci sono poi un paio di Fireboard, Verminacide con Costituzione 2, e un paio di Rolling Thunder, che svolgono il compito sia di chiusura alternativa, sia di rimozione di piccole creature, laddove ci dovremo trovare ad affrontare archetipi token. Infine trova posto un Pulse of Murasa, utile strumento per recuperare una terra o una creatura dal cimitero, offrendoci anche un buon life gain per reggere al meglio i mazzi avversari più aggressivi. Passiamo al fulcro del mazzo, gli artefatti che ci permetteranno di accelerare la nostra azione, pescare e interagire con i nostri predatori, così da renderci immuni da mazzi più veloci di noi. Abbiamo 4 Chromatic Sphere e 4 Chromatic Star per pescare, ottenere mana colorato e sassi disponibili al sacrificio. Ci sono ulteriori 4 Prophetic Prism e 2 Simic Signet per garantirci mana e nel caso ulteriore card advantage per reggere al meglio la nostra azione rapida. Infine abbiamo 4 Expedition Map per tutorare al meglio le nostre terre di Urza o quello che ci serve per arrivare preparati al mid game, dove dobbiamo giocare le minacce migliori. Dovendo risolvere la rapidità dei mazzi avversari e quell'incantesimo di troppo che ci può precludere la vittoria, in questa lista vengono introdotte alcune risposte nel bianco, che possono agevolarci verso le mestizie nei primi turni. Inserendo 3 Journey to Nowhere e 1 Oblivion Ring, andiamo così a coprire le minacce più ricorrenti, senza complicarci troppo la vita con soluzioni non sempre ottimali. In un archetipo base terre di Urza, questa sezione del mazzo riveste un ruolo molto importante, ma in questo caso, grazie agli numerosi artefatti, vengono risolti a monte le criticità sul bisogno di mana colorato. Infatti, oltre alle indispensabili 4 Urza Mine, 4 Urza Power Plant e 4 Urza Tower, spina dorsale dell'archetipo, andremo ad aggiungere solo terre che forniscono tech ulteriori, utili per avere mana colorato senza vincoli, sia per la nostra strategia acqua. Quindi inseriremo 3 Haunted Fengraf, capaci di recuperare con il loro sacrificio una creatura dal cimitero, e 3 Unknown Shores, utili per ottenere il colore necessario per la spell di turno o per chiudere la partita con un Rolling Thunder caricato a dovere. Avendo accesso a tutti i colori possibili, non c'è da stupirsi che nella sideboard possano trovare posto le spell più disparate, così da inserire tutte le staple del formato povero. In questa lista però si è preferito puntare sui circoli di protezione, 3 Circle Protection Green e 3 Circle Protection Red, in vista di archetipi rapidi che potrebbero metterci in difficoltà prima del previsto. Abbiamo poi 3 Elettricary, per compensare la nostra fragilità verso board affollati da piccole creature, magari volanti, che sfuggirebbero al blocco delle nostre bestie. Vengono inseriti verso incantesimi aure 2 Leave No Trace, visto che potremmo incappare ad esempio in qualche Journey to Nowhere sulle nostre creature migliori.
Ci sono ovviamente le Rerico Progenitus in 2x, che oltretutto sono ricercabili con gli Ancient Earrings, visto che sono anche loro degli artefatti, oltre ad essere sinergici con i nostri Fangren Marauder. Infine trovano posto gli Standard Bearer in 2x, un ottimo parafulmine verso le emozioni puntuali verso le nostre creature, che purtroppo non sono in grado di proteggersi da sole. Essendo un archetipo basato su una mana base potente e flessibile, con cui ricavare sin dai primi turni 7 o più mana in colore, le variazioni offerte sono veramente tantissime. Ci limiteremmo a citarne alcune in funzione dell'impostazione più aggressiva e meno control dell'archetipo in esame, confidando che potrete trovare innumerevoli variazioni sul tema anche solo cercando online. Una prima scelta potrebbe ricadere sugli Self-Assembler, che hanno la peculiarità di usare solo mana in colore e di tutorare altre copie di se stesso direttamente dal grimorio, offrendo ben presto un buon numero di minacce sin dai primi turni. Se si punta su questi addetti al montaggio, potrebbe farvi comodo anche i Wrecked Thrift, che con il loro costo emerge potrebbero entrare in campo con un solo mana blu, oltre a fornire un ulteriore card draw e una minaccia dal cielo. Se invece dovete affrontare un meta ricco di tribe deck, Serrate d'Arros può essere una valida scelta, visto che il nostro archetipo è sinergico con gli artefatti e entrano volentieri nel nostro cimitero. Volendo potete anche inserire gli Elvish Reanimator, se vi piace l'idea di avere un parante nei primi turni che vi offre un ulteriore land drop, offrendovi un forte vantaggio in questo archetipo. Direi che questo è tutto per questo archetipo. Spero che questo video vi sia piaciuto e non dimenticate di mettere mi piace, mi raccomando. Se poi avete dei suggerimenti o volete un nuovo video su un altro mazzo Pauper, potete scriverlo qui sotto, tra i commenti. Noi saremo ben lieti di condurvi nel mare oscuro dei formati poco noti, per darvi nuovi spunti, nuove strategie su cui basare le vostre future partite. Ci si rivede presto qui, su Underground Sea. Questo video è disponibile grazie a daltenda.com. Vendita online e distribuzione giochi.